In collegamento video con noi il dottor Emilio Pastore, che è direttore della RSA San Francesco di Paola a San Nicola Arcella. La sua RSA rappresenta per fortuna un'isola felice rispetto a quello che si sta vedendo in questi giorni. Ci vuol dire qualcosa in più, dottore? Grazie Matteo per questa possibilità che mi dai oggi di poter replicare quanto accaduto in quei giorni social, sui quotidiani rispetto alla nostra vicenda. Intanto esprimo una solidarietà a tutti coloro che vivono il dramma di avere il Covid-19 all'interno dell'RSA, una bella carta da pelare. Cioè, non è facile gestire quando ci trovi di fronte a una situazione del genere. Noi, ringraziando Dio, oggi abbiamo diversi tabori nella struttura, sono tutti negativi, per fortuna c'è una situazione da chiarire, perché tutto parte dalla signora che è infermiera, che lavorava dal brigadio, che gli esprimo la mia vicinanza, per far tutto è una propria guarigione, che ha una relazione legittima con il mio dipendente amministrativo, e quindi da lì poteva partire la catena di contagio. Ovviamente il dipendente è stato uno dei primi che è stato sottoposto al tampone, è risultato negativo, e quindi quel provvedimento restrittivo che è stato fatto in azione di tortura, che abbia seguito del fatto che la signora è residente nel comune di Tortora, poteva già decadere, perché non essendoci la catena di contagio, quindi interrotta con il probabile untore, vabbè, poteva finire. In effetti è andata avanti la quarantena obbligatoria, abbiamo fatto i tamponi anche al personale di Tortora, avevo altri tamponi da fare all'interno della struttura, li ho fatti su altri dipendenti, e ringraziando a Dio tutto è nella normalità, per cui ho potuto di nuovo aprire dei dipendenti in quarantena obbligatoria di Tortora e quindi ritornare alla normalità anche per quanto riguarda i livelli di assistenza, anche se non erano stati intaccati, perché ringrazio tutto il personale dell'RSA che mi ha dato la massima fiducia intanto e la massima collaborazione rispetto anche a questo momento critico. Voi tutti lo continuate a fare con personale che non era fatto qualche giorno in più, qualche notte in più, e quindi ringrazio veramente tutti che mi stanno seguendo in questa nuova per noi esperienza anche drammatica, direi. Ecco, sappiamo che lei ha anche preso delle misure già in precedenza, perché già da tempo ha chiuso anche le visite ai parenti. È stata vincente forse questa scelta? Guarda, Matteo, da questo punto di vista penso che prevenire si dice meglio che curare, no? È una politica che poi nel lungo periodo ripaga. Quando la Calabria era ancora in zona verde, io il 26 di febbraio, credo subito, ho fatto una riunione con il personale, ho spiegato un po' quello che stava succedendo, anche se erano adeguatamente già informati dai miei, e ci siamo, sì è vero, abbiamo chiuso le porte il 26 di febbraio, con le parenti dei ospiti, ma anche personale in più, a tutti i fornitori, a tutti coloro che collaborano con le RSA esternamente, quindi abbiamo fatto dei protocolli molto restrittivi su questo, e magari qualche familiare a suo tempo mi diceva che era un po' esagerato, probabilmente oggi le 7 persone che mi hanno invitato forse mi stanno ringraziando. Certo, sì, è vero, la prevenzione ripaga, ci mancherebbe. Un po' di fortuna, un po' di divina provvidenza da cattolico e tutto potrebbe rimanere, diciamo, circoscritto a questa positività che in effetti c'è nell'RSA. Il personale è attento, i protocolli sono stati, diciamo, impartiti secondo regole e tutto sta procedendo per il meglio. Mi auguro che continui. Come vede adesso il futuro di questa RSA? Non sarà facile. Allora, io dal mio punto di vista, personalmente sono un po' una persona che si preoccupa già nella vita, un po' allarmista.
Personalmente ritengo di portare avanti questa politica fino alla fine di maggio, poi vediamo. Anche perché è vero, sì, il grafico è discendente, però siamo in una fase di discesa dove ancora ci sono dei contagi, seppure limitati, anche perché il fatto di poter aprire quasi un'attività regolare, normale, potrebbe generare un momento di rilassamento personale anche con la vita comune di tutti i giorni, e quindi il fatto di potersi rilassare potrebbe indurci a sbagliare, e quindi io mantengo ancora i livelli di guardia altissimi, da te che ho adottato dei protocolli non solo interni ma anche all'esterno, nel senso di come si devono comportare quando vanno al supermercato, a casa, quando arrivano a casa, la classe che devono fare a casa, quando escono di casa e vengono a lavorare, insomma, gli abbiamo dato tutte le informazioni e formazione possibile e immaginabile, poi siamo sotto questo cielo, io spero che questa politica mi ripaghi davvero.